Alessandro, azienda Marangona, siamo qui in uno dei tuoi vigneti storici. Sì. Però prima parlare di vigne, capovolgiamo un po' il nostro percorso. Mi parli un po' dei tuoi vini, della tua impronta stilistica, cosa hai fatto in questi ultimi anni anche da un punto di vista di accentuare la tua idea di Lugana con una grande personalità che si trasmette sulle tue etichette, in sintesi, eh. Allora, in sintesi, beh, non c'è tanto da inventarsi. La scelta è stata quella di continuare a valorizzare il più possibile quelli che sono la fortuna di vigneti che abbiamo e di patrimonio di vigneti comunque con un bel apparato radicale che spinge bene sul profondo e quindi ci dà la possibilità di lavorare sulla parte più sapida minerale del nostro territorio. Di contro, il processo che stiamo cercando di fare è quello di avere anche un apporto di struttura tannica sempre più presente nei nostri vini, che è quello che poi ci dà, secondo noi, una bellissima longevità e una bellissima verticalità nei vini, che ci diverte tanto dal punto di vista anche, sia lavorativo che poi dal punto di vista appunto dei vini che produciamo. Questo ovviamente ha come base il vigneto, l'hai ben detto, però Certo. anche comunque un cambiamento, comunque dei tentativi o delle prove di vinificazione anche con strumenti quale il cemento, no? Che è stato un po' il Sì, tuo elemento anche di cambiamento e di adattamento a questo nuovo quando ho percorso. fatto questa scelta appunto di provare a lavorare sempre più su quello che è l'apporto tannico dei vini, mi sono avvalso dell'utilizzo di cementi di nuova generazione, quindi quello che è il cemento non vetrificato. Quindi ovviamente certificato alimentare ma non vetrificato, che mi dà la possibilità di avere le microossigenazioni durante gli affinamenti che mi aiutano tanto nella maturità, sia della parte tannica che poi anche della parte della lisi dei lieviti, che mi permettono quindi di chiudere un po' gli occhi su quell'apporto tannico un po' eccessivo che però si va poi ad amalgamare, spero, in equilibrio nella produzione di vino. Azienda biologica ormai da tanto, quindi siamo qui in primavera, abbiamo anche prova di una grande vitalità, Sì, un'annata molto siccitosa, però dai, ha piovuto in questi annata giorni. siccitosa, però guarda che noi abbiamo fatto un sacco di rimesse durante l'ultimo mese e con questa terra che abbiamo molto argillosa calcarea, 20 centimetri sotto è rimasto sempre umido il nostro terreno. Questo è un vigneto storico Questo è un vigneto del che... 78, che come vedi non è completamente del 78, ma proprio per il discorso che noi stiamo cercando sempre più di non perdere il patrimonio di vigna vecchia che abbiamo e quindi di andare a fare un lavoro di rimesse sulle vigne vecchie per mantenere in vita i vigneti storici che abbiamo, che per fortuna sono tanti, cercando di lavorare oltretutto in quello che è la genetica dei vigneti, perché ovviamente la fortuna che abbiamo è che dei vigneti sopra i 30 anni di età ne abbiamo tanti, ma sono sempre stati studiati con selezione massale, non con quello che era una selezione clonale, e quindi poi ogni vigneto esprime in maniera differente alcune caratteristiche tipiche del Lugano. Quindi è molto divertente perché poi abbiamo vigneti che sono di pochi anni di distanza di impianto e decine di metri e basta, che però lavorano sullo stesso suolo ma lavorano in maniera differente.